Ok, allora direi che possiamo partire. Oggi facciamo l'ultima lezione in cui fondamentalmente ripassiamo parti di fondamenti di informatica, ok? Dalla prossima settimana inizieremo con le cose nuove, programmazione di oggetti, e vedremo, per adesso abbiamo usato Java come se fosse il C, in un certo senso, ok? Abbiamo visto alcune piccole differenze di sintassi, ma grosso modo quello che abbiamo visto è uguale a quello che avete visto in fondamenti di informatica della programmazione C. Oggi continuiamo a usarlo così, vedendo ancora qualche piccolo incremento, qualche piccola differenza, e invece dalla prossima settimana inizieremo la programmazione di oggetti vera e propria e vedremo le caratteristiche di Java, per cui effettivamente è diverso dal C. Quindi l'esercizio che vorrei fare oggi fondamentalmente è un esercizio simile a quello che probabilmente vi ricordate in C sulle strutture dati, quello typedef struct per creare strutture dati. In verità la programmazione ad oggetti, quella che vedremo dalla prossima settimana, è proprio incentrata sulle strutture dati. Okay? Vi vorrei far vedere, però penso che sia utile per poi farvi apprezzare meglio la flessibilità della programmazione di oggetti, come potremmo fare un esercizio tipo quello delle strutture dati senza avere le strutture dati. Cosa voglio dire? Facciamo il classico esercizio, quello con gli studenti, i voti che prendono e così, fatto in questo modo. Creeremo un array di stringhe che saranno gli studenti. Ok? Un altro array di stringhe, tipo ad esempio qua c'è il nome dello studente, un altro array di stringhe con gli esami, tipo tecnologie, internet, web, analisi, così. E poi in mezzo ci mettiamo una matrice di interi, ci mettiamo il voto che lo studente ha preso in quell'esame lì, e ci mettiamo ad esempio meno 1 o 0, lasciamo 0 nel caso lo studente non abbia dato quell'esame, ok? E poi dopo proveremo a fare delle operazioni su questa struttura dati, ok? Quindi troveremo ad esempio lo studente che ha voto, quello che ha dato il maggior numero di esami, lo studente che ha i voti più alti, proveremo magari anche con le tecniche di ordinamento, sicuramente avete visto in fondamenti di informatica qualche algoritmo di ordinamento per ad esempio ordinare gli studenti dal più bravo al meno bravo, cose di questo genere, e lo faremo in questo modo qua, ok? E vedete qual è la differenza fondamentale, che poi vedremo bene, spero, in rapporto alla lezione di oggi con le lezioni della prossima settimana. In questo caso stiamo cercando di rappresentare dei dati strutturati, quelli che richiederebbero una struttura, però in modo, diciamo, disaggregato. Quindi ad esempio, cioè, che questo studente Marco abbia dato il 21, sarebbe bello avere, come avete fatto in fondamenti di informatica, una struttura dati che all'interno della struttura studente ci fosse ad esempio il campo nome e poi dopo tutte le informazioni circa i voti che ha dato, gli esami che ha dato e quant'altro, ok? Vedremo che mantenere le cose così spezzettate invece comporta problemi, perché dovremo sempre ricordarci, e diciamo che ad esempio alla fine si vorrà dire che la riga iesima di questa matrice, quando consideriamo l'utente Marco, dobbiamo considerare la riga iesima di quest'altra matrice per vedere quali sono gli esami dati dall'utente Marco. Okay? Quindi anziché avere tutti i dati raccolti bene in un'unica struttura, dovremo sempre riferirci a più strutture in modo coerente per mantenere questa informazione. Quindi proviamo a iniziare a impostare le cose così. Creiamo un nuovo programma con Eclipse.
Ok, e prepariamo il nostro main solito. Quindi, qui dobbiamo lavorare con delle strutture. Noi abbiamo visto soltanto gli array, quindi faremo degli array, ok? Abbiamo bisogno di un array di stringhe. Abbiamo visto che in Java c'è cioè proprio il tipo string, ok? Per rappresentare le stringhe, e una matrice di interi che rappresenta il voto che lo studente iesimo ha preso nell'esame jiesimo, ok? Pensando in termini di EDJ. Quindi potremmo avere ad esempio un array di studenti per gli interi, anche gli array di stringhe li posso creare con quella notazione compatta che abbiamo visto, cioè creo l'array di stringhe dicendo, vedete qua, identica a dire int quadre x, ok? Quindi ho il tipo è string, le quadre indicano l'array, il nome dell'array studenti, new string, uso quella notazione compatta in cui metto le quadre con le graffe e automaticamente dico sia quanto è grande l'array sia lo inizializzo con i voti degli studenti con i nomi degli studenti. Poi faremo la stessa cosa con gli esami e poi dopo faremo una matrice di interi di dimensione compatibile per tenere conto di... Quindi avremo ad esempio string esami quanto lo devo fare grande la matrice degli esami? Poi ci devo mettere tra le quadre dell'int. Sì che utilizzando quella cosa che abbiamo visto ieri, math.random, inizializzare un numero casuale potremmo fare una cosa fatta così: tirare un primo numero random e dire che se il numero è maggiore di 0,6, allora sappiamo che il math random tira un numero casuale tra 0 e 1, okay? Quindi diciamo, se il numero è maggiore di 0,6 lo studente ha dato l'esame, okay?
Quindi tiro un secondo numero random. Lo moltiplicherò per 30, okay, per scoprire che voto ha preso. Okay. Se invece il primo numero random era minore, 0,6, lasciamo a 0, che vuol dire che lo studente deve ancora dare l'esame. Okay. Altrimenti sarebbe un po' difficile, potremmo anche fare, se no, tirare un numero random tra 0 e 30 e se il numero è minore di 18 lasciare a 0, che vuol dire che lo studente non ha dato l'esame. Come volete voi. Ok, uguale. Provate pure a farlo. Doppio ciclo for con il master random dentro. Quindi adesso faremo, chiaramente dovremo fare un if per capire se facciamo la seconda versione, alla fine, if voto maggiore o uguale di 18, esame. Adesso vogliamo fare una funzione, ok, per stampare tutti i valori, ok, per stampare in modo più o meno ordinato questa cosa qui. Come sarà secondo voi questa funzione? Allora, qui dopo il main si partirà public static. Poi qua ci metto
per stampare dobbiamo, è la funzione che stamperà video tutti questa tabella qua che ho disegnato alla lavagna. Void. Poi stampa. Cosa ha bisogno questa funzione qui per lavorare? Ok, questa qui è la domanda. Quello che ci andiamo a mettere tra le parentesi sono appunto i parametri che noi passiamo alla funzione e lei deve la, serve per lavorare. Tipo ieri abbiamo fatto le matrici, che la funzione che faceva la somma aveva bisogno delle due matrici da sommare, ovviamente. Questa di cosa ha bisogno per poter fare questo lavoro qua, per poter stampare quello che c'è alla lavagna? Studenti, esami, voto, ha bisogno di tutto, ok? Quindi dovrò passare string studenti, string esami, int voti. Ok? Ha bisogno di tutto. Tutte le variabili che servono alla funzione per lavorare le dobbiamo passare. Okay? Qui, adesso spero che sia chiaro, lo voglio ripetere perché è una cosa che mi ricordo che non è mai chiaro. Il fatto che poi ci sia scritto studenti, qua esami e qua voti, io l'avrei potuto chiamare ABC, non ha importanza che questo studenti sia uguale, si chiami esattamente come questo studenti. Okay. Io qua gli avrei potuto chiamare ABC e tutto andrebbe bene uguale, perché conta soltanto l'ordine dei parametri e quando faccio la chiamata che l'ordine sia compatibile. I nomi delle variabili non sono importanti. Okay. Il fatto che non siano importanti, cioè se fosse obbligatorio, okay, che i nomi fossero uguali, sarebbe un disastro. Okay. Perché sarebbe un disastro? Però penso che sia una cosa molto importante. Sarebbe un disastro perché noi stiamo facendo le funzioni, adesso magari non in questo caso, ma in generale, per riutilizzare il codice. Okay? Quindi se io faccio una funzione di somma due matrici, int quadra quadra A e int quadra quadra B, okay? La faccio perché nel main io posso voler chiamare somma di A e B per calcolare la somma tra le matrici AB, ma anche somma di XY per calcolare la somma di XY, somma di ZK per calcolare la somma di ZK. Okay. Se invece fossi obbligato ad avere qua le stesse variabili, ovviamente la capacità di riutilizzare il codice sarebbe molto ridotto. Okay? Il bello di non dover avere gli stessi nomi è proprio dire: questa qua funziona per sommare due matrici, che le matrici siano AB, CD, Marco, Pippo, qualunque cosa, se tu gli dai due matrici io te le sommo, ok? Questo è il bello di avere i nomi. Quindi, che qua i nomi siano uguali non ha nessuna importanza, avremmo potuto usare i nomi ABC, certo che nella libertà di usare i nomi che vogliamo è sempre meglio mettere i nomi più espressivi possibili in modo da capire cosa sta facendo questo programma, ok? Bene, andiamo adesso una parte un po' più spinosa, okay? Cerchiamo di fare quella matrice lì, d'accordo? Allora, andiamo per ordine. Allora, sicura la prima. Noi pensiamo, adesso stamperemo tutto con delle print line, ok? Quindi dobbiamo pensare che lui fondamentalmente stampa una riga e poi dopo va a capo, ok? Quindi la prima riga da stampare è certamente quella degli esami, la prima cosa da stampare. Lo stamperò con delle print, non con delle print line, per farlo tutto in una riga unica. Okay, quindi faccio il primo for.
Qui ho usato una cosa, c'è uguale anche in C, però il barra T è il tab, ok? Anziché avere uno spazietto, ci metto un tab, che è utile perché se, lo vedremo, però in questo modo si cerca di colonnarle tutte per bene, ok? Vedete, è un trucchetto un po' carino, è di mettere il tab prima. Le altre volte abbiamo sempre visto esami più spazietto, qui un dettaglio, intendiamoci, mettere il tab prima ha il vantaggio di innanzitutto non mettere il tab alla fine, che non avrebbe senso l'ultimo, e in più ci lasciamo lo spazio vuoto proprio per poi andarci a mettere la colonna degli studenti. Dopo di questo, per adesso stampiamo, dopo vedremo che dovremo fare delle modifiche, stampiamo questa colonna qua con i nomi degli studenti. Questa volta chiaramente tutta con delle print line, perché invece la vogliamo fare in verticale. Provato ad eseguire e non mi stampa niente. Come mai non stampa niente? Non c'è la chiamata, esatto. Quindi abbiamo fatto un pezzo di codice ma non l'abbiamo mai usato, quindi chiamiamo la funzione quello problema, vedete, dovevamo mettere una print line dopo col fatto che lui stampa tutti i voti in fila, ma poi deve andare una volta a capo per mandare giù Marco, okay? Quindi dopo aver stampato gli esami dovevo metterci una system, una print line. Ok. Ok. Adesso cerchiamo di metterci i voti, d'accordo? Allora, i voti non possono essere stampati dopo i nomi. Ok, perché ormai siamo già andati a capo, quindi li scriveremo qui. Ok? Invece noi li dobbiamo mettere qui. Allora, quindi in verità lui non deve andare a capo quando ha scritto Marco. Marco deve essere una print normale. Poi deve fare un tab, ok? Andare a prendere la prima riga dei voti, che è quella associata ai voti di Marco, ok? Stampare tutta quella riga lì dei voti e solo a quel punto andare a capo e andare col secondo. Quindi
Questo è il fuori della riga, d'accordo? Qui dentro ci deve essere un altro for che vada a scorrere le colonne della matrice dei voti. Qui cosa ci metto? Voti.length o voti di 0.length? Voti di 0, ok? Voti.length è uguale a studenti.length, okay? Invece io adesso devo stampare e sono il numero di righe. Invece voti di 0.length sono il numero di colonne e quindi sono il numero degli esami che ci sono. Se siamo in confusione tra voti.length uno o l'altro, potremmo metterci esami.length, ok? Di sicuro lì non sbagliamo. Allora, in verità, questa system.out non va dentro il ciclo for dei voti, va fuori, perché devo fare una volta il nome e poi tutti i voti di quella persona lì. Okay. Quindi, scrivo lo studente iesimo e non vado a capo, tolgo l'andare a capo. Poi, scrivo tutti i voti. Solo dopo vado a capo. Okay. Adesso, questo sembra un esercizio un po' stupido, però in verità è una cosa che useremo molto, ed è un esercizio molto utile, quello di capire esattamente come stampare le cose, perché noi in verità lo useremo un pochino più avanti nel concatenare delle stringhe fatte in un determinato modo. Okay? Dopo magari lo proviamo a fare con l'esercizio anche. Se va intanto,
porte, anche io non conoscevo, dire la verità, però l'ho visto sia ieri che oggi. Non chiamate mai la classe main uguale main tutto minuscolo, ok? Ho visto che dava dei problemi, che va in confusione tra il main della funzione main e il main della classe. Okay? In generale lo vedremo meglio, abituatevi sempre a chiamare, quando fate delle classi, chiamarle con la prima lettera maiuscola. Ok? Poi dopo ne riparleremo. Somma dei voti maggiore, quello più bravo, quello che si è dato più esami, che ha preso dei voti alti.